Allora, Marco Morabito, stasera parliamo di sistema. Di sistema russo. Sistema russo. Ok, Russian Art Art, sistema russo, in questo caso Marco Morabito, perché comunque io ho varie esperienze di vari sistemi russi, io studio sia in Russia che in Italia, porto avanti un percorso che oramai mi vede in questo settore da 28 anni, sono fondatore appunto di questa branca del sistema russo Marco Morabito, ho fatto un DVD per Budo International che si chiama The Russian Revolution, uscito a maggio 2011, che potete trovarla appunto sulla rivista. E sul sito anche. E anche sul sito, esatto. Sono stato circa 4-5 giorni fa a Hall of Fame, invitato dal generale Santiago Sanchez e dal maestro Alfredo Tucci, per quanto riguarda la consegna del sesto Dan alla mia persona, per quanto riguarda la gratificazione come docente, per quanto riguarda la sezione Grandi Maestri che abbiamo fatto il 22 ottobre 2011 a Valencia, e poi per la consegna di una targa appunto per essere fondatore di Russian Art Art Sistema Marco Morabito, che prevede diciamo una gamma di tecniche relativa ai vari sistemi appunto russi racchiusi diciamo in un settore prettamente dedicato sia ai civili che militari. Io sono referente del sistema per quanto riguarda la VTKA, unico referente per quanto riguarda il sistema russo, sono fondatore del Krav Maga Israeli Survival System, che è un sistema di derivazione militare di appunto derivazione israeliana, dove viene fuso sia il Krav Maga che il Kapap Combative che il Close Quarter Battle, il combattimento in ambienti circoscritti e urbani. E per quanto riguarda i Kapap Combative, sono l'unico responsabile italiano del maggiore Avinardia, che è fondatore del sistema Kapap. È 28 anni che faccio arti marziali e sport da combattimento, sono più di 12 anni che studio sistema russo, chiaramente diciamo direttamente in Russia con vari maestri e quant'altro, sono istruttore militare e sono referente internazionale anche della ISMA. E come si chiama la palestra dove insegni? La palestra, la nostra sede è a Genova, si chiama Palestra Descalzi Polacco ed è a Genova. Io ho due siti in rete, uno nazionale che è www.ikmo.it, l'altro che è più internazionale che è www.internationalkravmaga.com. All'interno troverete spiegate le tre discipline di cui io sono promotore e docente, e per quanto riguarda le newsletter, gli eventi, i seminari per quanto riguarda Italia e estero. E vogliamo dire anche qua in questa manifestazione, insomma qua al Festival dell'Oriente di Carrara, fai uno stage, una dimostrazione? Allora, io qua ai seminari appunto dedicati a me, qua a Carrara, io sono docente sia venerdì che sabato che domenica, quindi 28, 29 e 30 ottobre, circa 5 ore al giorno, ok? Quindi dedicato o primo pomeriggio o tardo pomeriggio, o mattina e tardo pomeriggio, e sabato e domenica, cioè quindi domani e dopodomani, io farò circa 3-4 minuti di esibizione sul palco centrale per quanto relativamente parlando al sistema russo. Ok. E hai in previsione altri video da realizzare per Budo International? Adesso è partito il primo, che è un video molto, molto didattico, molto esplicativo, dura 1 ora e 40, e tra l'altro per la prima volta a livello mondiale si parla di no contact, che è il combattimento senza contatto. Quindi io faccio anche degli articoli ogni 2 mesi per Budo International che vengono tradotti e diciamo distribuiti in circa 77 paesi nel mondo dove appunto viene vista la rivista, e il no contact è la prima volta che diciamo viene spiegato e viene realizzato un DVD didattico dove si spiegano le basi di questa piccola branca relativa al sistema russo. Allora, grazie per il momento al maestro Marco Morabito, lo rincontreremo sempre qua durante le dimostrazioni, andremo anche a recuperare il video così lo potrà far vedere direttamente a tutti i nostri spettatori, e ci rivediamo sul tatami. Ok, grazie a voi tutti e buona visione. A presto. A presto.